Rassegna stampa di oggi, 24 febbraio 2018. Questa è la terza edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta OGTV. Elezioni: quanto pesano sul voto Google, social, big data? L'inchiesta sul Fatto Quotidiano Millennium lo trovate in edicola. Negli USA il re dei motori di ricerca più può condizionare un quarto del risultato elettorale, addirittura. Dietro la vittoria di Trump, la profilazione precisa di tutti i 220 milioni di potenziali votanti. E in Italia? Si può fare, ma i partiti non hanno soldi. E Berlusconi si affida al DJ Francesco. Lo racconta il mensile, appunto, diretto da Peter Gomez sul numero che è uscito a febbraio. Elezioni: il Vaticano fa il tifo per le larghe intese, la CE sceglie il Love Profile, oltre Tevere, simpatia per Gentiloni e Tajani. La Conferenza Episcopale Italiana ha scelto di assumere una linea attendista in merito all'esito delle elezioni, archiviando così definitivamente la stagione ventennale caratterizzata dall'ingerenza nella vita politica del Paese. Consulta: Mattarella nomina Viganò con un nuovo giudice, sostituisce Grossi. Il Presidente della Repubblica ha nominato un nuovo componente della Corte Costituzionale, 52 anni, ordinario di diritto penale all'Università Bocconi di Milano. Il borgo di Bussana risorge grazie a loro, ma adesso il demanio chiede il conto, fino a 100.000 euro. A queste condizioni non pagheremo mai. Abitanti di Bussano Vecchia, Borgo Ligure dell'area del comune di Sanremo sono sul piede di guerra contro le sanzioni quantificate nei loro confronti dall'Agenzia del Demanio come indennità risarcitorie. Multe che vanno da 15.000 a 100.000 euro per gli ultimi 10 anni di occupazione abusiva. Parigi, ritrovata per caso l'opera Les Choristes di Degas, rubata 9 anni fa a Marsiglia. Il pastello del valore di 800.000 euro era stato prestato al Museo Marsigliese dal Museo d'Orsay per una esposizione temporanea. È stato recuperato dagli increduli doganieri durante il controllo di un autobus parcheggiato in un'area ad est della capitale francese. Che strana cosa, vero? Bene, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordiamo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta OGTV. Buon proseguimento con la programmazione.